Si chiamava Lily Tai, aveva solo 23 anni di età, era affetta da una malattia terminale, ha sfruttato l'eutanasia e la morte dolce per finire il suo iter biografico, o meglio biologico, in Australia. Ha posto fine alle sue grandi sofferenze, è un caso che fa un eco mediatico impazzesco e che arriva anche qui in Italia, dove ad oggi non è possibile ricorrere a questa fine vita dolce, chiamiamola così. Se n'è andata via per sempre. Era una ragazza giovane, una ragazza che doveva vivere la sua vita, ma purtroppo questo problema di salute l'ha letteralmente stroncata. Pensate che aveva una ganglionopatia, una ganglionopatia autonomica autoimmune, una patologia rarissima, una malattia molto rara. E pensate che l'ultimo giorno, o meglio, poco prima di morire, l'amica ha deciso di farle un regalo, quello di portare la ragazza in questione al mare per l'ultima volta, per farglielo vedere, per farglielo di nuovo vedere. Insomma, una storia questa terribile e scioccante. Non c'è un lieto fine, c'è un fine di vita, o meglio, una fine di una vita amara, ma effettivamente parlando, la ragazza voleva l'eutanasia perché stava soffrendo troppo. Da narratore italiano è tutto, Lili Tai, riposi in pace. Amen.